Carissimi scansafatiche, oggi siamo da Trattoria Nennella, sono venuto qui per omaggiarlo per un regalo per la sua nuova apertura. Siamo nella nuova sede di Piazza Carità e proveremo ovviamente la sua famosissima pasta e patata. Ciao frate. Ciao. Tutto a posto? Tutto a posto. Allora ragazzi, siamo qui con il proprietario Ciro di Trattoria Nennella. Sono ovviamente arrivato qui per dargli questo regalo, per omaggiarlo della sua nuova apertura, e questo è per te caro. Grazie frate. E io quando faccio questa manca un secondo, perché se tu spieni si indono una pasta e patata. Umili ragazzi, umili. Vai, un naso in testa. Ancora vita. Si racca, è così. È messo l'uovo alla nasa, te la sei un bagno vita. Adesso non le sei a bene. La malazza è cara, dietro. Buon appetito, fratama. Ovviamente andiamo al messaggio della pasta e patate più buona di Napoli. Ragazzi, purtroppo qui si sorteggia acqua frizzante, almeno frizzante, non liscia, però i bicchieri di plastica, sono migliori in quelli di cristallo, dai. La pasta è veramente buona, ardente, però non lo so, manca qualcosa. Forse sono io abituato a non mangiare questo tipo di cibo, sono abituato un po' a un cibo più elevato, più stellato, mi gonfio un po'. La provola, non lo so, la provola non mi convince tanto, io sono abituato di solito alla provola di Agerola, secondo me questa non è di Agerola. Come potete vedere ho portato a pranzo anche i miei due collaboratori, perché... È un onore mangiare col dottor Paolo. Ovviamente se non li do a mangiare io, chi vuoi che li dà a mangiare? Ragazzi, secondo me la patata è pure scaduta perché ha quel sapore acido. Non lo so, non mi piace, non mi convince. Sono abituato a patate davvero molto di qualità altissima. No. Sta guardando innamorato, lascia stare. Guarda. Oh, incredibile. Guarda. Thank you.